Che c'è? Sei ancora confuso? Sì, un pochino. Noi non solleveremo più niente finché tu non imparerai i nostri nomi. Ma vi assomigliate troppo e io non ci riesco. Noi non siamo uguali. Neanche per sogno. Sì, non siamo uguali. Smettila di copiarmi. Per questo i nostri amici non riescono a distinguerci. Sei tu che non devi copiare me. Vi prego, non litigate. Per piacere. Lo so. Smettila di copiarmi. Lasciami stare! In questo momento siete davvero identici. Ah, sì? Oh, dovete finirla! No, lasciami tu! Credi sia divertente? Levamelo di dosso! Forza! Smettetela! Finirete per farvi male! Lasciami! No! Lasciatemi stare! Non finirà bene! Non voglio guardare! Ci sono tre fratelli che lavorano nel porto. Levi è il più forte, Letty è brillante e infine c'è Lecky, il gemello istintivo. Son tre fratelli uniti dall'amore. Vi piace? È fantastica! Vi faccio i miei complimenti. Così riuscirò a distinguerli e con me anche tutti i cittadini di Broomtown. Oh? Salve, qui è Gin all'apparecchio. Oh, Terry! Gin, mi serve aiuto! Che succede, Terry? Le gru stanno litigando! Ti prego, potrebbero farci male e io non so cosa fare! Tranquillo, Terry! La squadra di soccorso sta arrivando! Fuori! Ti prego, falli smettere! Non sarà affatto facile, ma riusciremo a farli smettere! Buona fortuna, ragazzi! Dateci un taglio, voi due! Basta! Basta! Lecky, Leffy, Letty, vi prego, fermatevi! Sì, calmatevi e dateci retta! Tiratemelo via! Ragazzi, non credo che ci sentano! Basta! Mi state togliendo tutto la vernice! Smettete di litigare! Dovete piantarla! Fate tutti attenzione! Corriamo! Attenzione! Stai bene? Ascoltate, dovete smetterla! Altrimenti qualcuno finirà per farsi male! Così non va! Sono troppo arrabbiati per starci a sentire! Credo che litigheranno finché non riusciremo a placare la loro furia! E che cosa possiamo fare per calmarli? Lo so! Ci sono tre fratelli che lavorano nel porto. Sono tre gemelli, ma sono differenti. Sì, ci sono tre fratelli che lavorano nel porto. Leffy è il più forte, Letty è brillante. E infine c'è Letty, il gemello istintivo. Si sono fermati per ascoltare la canzone. Dall'amor. Dovremmo cantarla tutti. Ci sono tre fratelli che vivono nel porto. Sembrano proprio uguali, ma invece sono diversi. Leffy è più forte, ha muscoli d'acciaio.
Lecky è intelligente e ha buoni voti a scuola. E infine c'è Lecky, il gemello istintivo. Sono molto differenti ma uniti dall'amore. Ellie, non è magnifico quassù? Che bei fiori! È stata la tua mamma a farti il cappello? Sì, questo fiore è uno dei suoi preferiti. Ne ha messo uno qui e uno anche qui. È stata molto gentile la tua mamma a farlo per te. Sai, questo dimostra quanto la tua mamma ti voglia bene. Oh no, credo che la mia mamma e il mio papà si siano stancati di me. Stanchi? Ma com'è possibile? Se non è così, allora non stanno bene con me. Non sono mai a casa, sono sempre da sola. Annie, i tuoi genitori non sono a casa perché hanno un lavoro e sono molto impegnati. Non pensare che non tengano a te. Loro ti vogliono tanto bene e lavorano per prendersi cura di te. Guarda, quei fiori. La mamma te li ha cuciti perché sei la sua bambina e ti ama. Prova a pensare ad altri momenti in cui ti hanno mostrato tutto il loro affetto. Ecco, quando vado a letto papà mi dà il bacio della buonanotte, ma i suoi baffi mi fanno il solletico. Cos'altro? Mi ricordo di una volta che ero molto malata e la mia mamma mi ha vegliato tutta la notte. Hai visto? Loro ti adorano, sei fortunata ad averli. Sì, hai proprio ragione. Guarda, quello è il fiore preferito della mia mamma. Dove? Ehi, aspetta qui. Torna indietro, Annie, è pericoloso. Non ti preoccupare, voglio solo prendere il fiore. Annie, potresti farti male. Faccio presto. Preso. Subito la squadra di soccorso! Qual è la situazione? Ricevuto! Li ho trovati! Annie! Ellie! Stai bene? Sta tranquilla, la squadra di soccorso è in arrivo! Sono qui! Non temere, Scooby. Ci pensiamo noi a mettere Annie in salvo. Amber, ci serve la gabbia di salvataggio. E Roy, tu prepara la gru. Ricevuto! Siamo pronti, Polly! Bene. Roy, abbassa la gabbia di salvataggio lentamente. Subito! Facendo attenzione! Sarai al sicuro! Non aver paura! Ha ragione, Annie! Cammina lentamente! D'accordo! Ottimo lavoro, Annie! Ottimo lavoro, Annie! Finalmente è salva! Siamo felici che tu sia bene! Ma Annie, è davvero pericoloso avvicinarsi in quel modo al burrone per raccogliere dei fiori. Ha ragione. Se ti fosse capitato qualcosa, i tuoi genitori sarebbero stati molto tristi. Sì, non lo farò mai più. Oh, dov'è il mio fiore? Ho io il tuo fiore. Oh, grazie. So che quello che ho fatto è sbagliato, ma ci tenevo a regalarlo alla mia mamma.
Lo capisco. Sono certa che il tuo fiore di mughetto sarà felice di tornare a casa con te. Per fortuna le radici non si sono spezzate, così quando tornerai a casa potrai piantarlo. È così che si chiama? Si chiama Mughetto. È davvero un bel nome. Cleany! Oh. Ma dove sarà? Oh! Di certo non ha pulito nemmeno questo posto! Aiutatemi! Oh. Qualcuno venga a salvarmi! Cleany! Ellie! Ma come ci sei finito lì dentro? Oh, fermati dove sei! Cosa? No! Credo sia super colla! Non riesco a muovermi! Devi aiutarmi, Cleany! Anch'io sono bloccato, Ellie! Sì! Ti avevo detto di fermarti dove eri! Oh, credo proprio che dovremmo chiamare i rinforzi! Avete avuto sue notizie? È fuori da un po' ormai! Nessuna! Ellie! Hai trovato Cleany? Sì, l'ho trovato e siamo entrambi incollati qui fuori! Incollati? Che cosa vuoi dire? È una lunga storia! Per favore, venite ad aiutarci! Ok, Ellie! Stiamo venendo ad aiutarvi! Eccovi! Cos'è caduto, Ellie? Come vedi, è caduta della supercolla a terra e io e Cleany non riusciamo più a muoverci! Credo che questo spieghi perché Cleany oggi non sia venuto a raccogliere la spazzatura. Sì! Riuscireste a rimuovere la colla? Non preoccuparti, credo di poterlo fare! Evviva! Ha funzionato! Anch'io ora sono libero! Grazie, Amber! Nessun problema! Spiegami una cosa, Cleany. Stavi cercando di pulire questo disordine da solo quando ti sei incollato? Sì, diciamo di sì, perché la macchina si è rotta e si era accumulato tutto. È tremendo, ma sta tranquillo, Cleany. Ti aiuteremo noi a pulire. Sul serio? Certo! Vi ringrazio moltissimo! Ehi! E se i cittadini di Broomtown dessero una mano, finiremmo subito se lavorassimo tutti insieme! Amber, è una grande idea! Sì! Vado a chiamare i nostri amici! Ehi, ragazzi! Siamo arrivati! Ciao, ragazzi! Ciao! Guardate! I nostri amici sono qui! Grazie infinite! Prego, Cleany! Ci dispiace non aver apprezzato tutto il duro lavoro che hai fatto! Anche a noi dispiace! D'ora in avanti faremo la nostra parte! Molto bene! Dato che siamo tutti qui, che ne dite di metterci in azione? Le bottiglie vanno qui e le lattine qui! E la plastica in questo contenitore! Ah, tutto a posto, Dump. Ok. Oh.
Fantastico, sembra che abbiamo finito. Caspita! Grazie ragazzi per il vostro prezioso contributo. È stato un piacere. State verniciando anche voi? Potreste per favore coprire le macchie bianche con la vernice gialla? Mi dispiace, ma qui non abbiamo la vernice gialla. Che cosa dovrei fare? Odio queste bruttissime macchie bianche. Ehi, ci sono! E se dipingessimo Scooby tutto di bianco? Vorresti far diventare Scooby totalmente bianco? Sì, sì, per favore! Sarebbe sicuramente meglio che avere tutte queste macchie. D'accordo, ci proveremo. Ecco fatto, ora da un'occhiata. Come sta tutto bianco? Benissimo, Scooby. Davvero? Fantastico! Grazie, signor costruttore. Grazie, Brunner. Ci vediamo più tardi. Aspetta un secondo. Secondo te starà bene? Certo che starà bene. Scooby! Ciao, bambini! Ehi, Scooby, che cosa ti è successo? Mi era caduta addosso della vernice bianca e così ho deciso di verniciarmi tutto di bianco. Bello, no? In realtà no, sembri un fantasma. Che cosa? Un fantasma? Oh, un fantasma. Ho davvero un aspetto così strano. Fammi dare un'occhiata. Oh, oh mamma, è vero che sembro un fantasma? No! Non mi sarei dovuto far verniciare tutto di bianco! Forza! Devo trovare immediatamente della vernice gialla! Oh, oh, no! La ruota si è bloccata! Oh no! Per favore, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Arriveranno tra poco. Oh, eccoli! Scooby! Polly! Ho una gomma incastrata, non riesco a muovermi! Non preoccuparti, Scooby. Siamo qui per aiutarti. Amber, puoi controllare la gomma, per favore? Polly, ho trovato il problema. Adesso provo a rimuovere un sasso. Ecco fatto. Ottimo lavoro, Amber. Ehi, Polly, credo che la cosa migliore sia sollevarlo e spostarlo. Ci sono troppe rocce tra le gomme. Roy, solleviamolo e riportiamolo sulla riva. Coraggio. D'accordo. Sei pronto? Prontissimo! Ok, al mio tre! Uno, due e tre! Ora indietro! Fate attenzione! Quindi è stato il signor costruttore a verniciarti di bianco? Non volevo essere tutto coperto di macchie! So bene come ti senti! Ma adesso devo per forza tornare al mio colore originale, altrimenti gli studenti non vorranno più farsi accompagnare da me! Tranquillo, Scooby! Qui ho un secchiello di vernice gialla. Ti faremo tornare al tuo vecchio colore in un battibaleno. Ragazzi, volete aiutarmi, vero? Ma certo! Davvero? Grazie infinite, amici! Ora dobbiamo fare in modo che Scooby torni giallo come prima. Sì! Mi fai il solletico. Sta fermo, Scooby. Altrimenti non riesco a verniciare come si deve. D'accordo. Abbiamo finito, Ellie. Ta-da! Guardate, è perfetto. Ah, questo è lo Scooby che conosciamo. Oh, wow. Grazie infinite. Wow, è bellissimo.
Arrivo prima io! Non ci provare! La gran cassa è mia! Ora la prova io! Fermati, Cap! No! Aspettate! Ragazzi, avete distrutto il palco! Che cosa facciamo? Andiamo via da qui! Aspettami! Dove state andando? Jean, temo che dovremmo annullare il concerto! Perché dici così? Non ho convinto Scooby e Bosky a fare pace e, peggio ancora, Spooky e Cap stavano litigando per la gran cassa e hanno distrutto tutto il palcoscenico! Sono davvero molto dispiaciuta, ma potreste per favore far sapere a tutti che il concerto del coro è cancellato! Amber! Non ci posso credere! Saranno tutti delusi quando verranno a sapere che il concerto è annullato! Hai ragione! Abbiamo tutti lavorato sodo! Non c'è un'altra soluzione! Polly, abbiamo ancora un po' di tempo. Perché intanto non raduniamo tutti i membri del coro? Sì, e secondo me c'è ancora il tempo per risistemare il palcoscenico per l'esibizione. Ma come facciamo a convincere Scooby e Posty a fare pace? Non so se funzionerà, ma forse dovremmo dire a entrambi che cos'è successo esattamente e si convinceranno. Sì, sapendo di aver deluso Amber abbandonando il coro, potrebbero anche cambiare idea. Bene. Mentre io e Roy mettiamo in ordine il palcoscenico, tu ed Ellie andrete a cercare i nostri litigiosi amici. Ricevuto! Coraggio, ragazzi! Andiamo! Io mi occupo degli strumenti musicali. Tu pensa a sistemare il palcoscenico. Agli ordini. Ehi, ragazzi! Eh? Eccoci qua! Bentornati! Ora dobbiamo solo trovare Amber. Abbiamo tutti lavorato sodo. Magari non eravamo bravissimi, ma le prove erano molto divertenti. Oh? Amber, potresti per favore tornare al palcoscenico? Che cosa succede, Polly? Lo scoprirai. Oh, d'accordo. Oh? Ah, siete qui! Benvenuta, Amber! Amber, mi dispiace tanto di averti fatto arrabbiare. Anche a me! Promettiamo di non litigare più per la gran cassa! Quindi su col morale! Su col morale! Oh, grazie a tutti! E io vi prometto di non arrendermi mai più! E grazie per aver risistemato le cose in così poco tempo! Non c'è di che! Bene, prepariamoci a far vedere al pubblico la nostra magnifica esibizione! Siete tutti pronti? Sì! Buoni amici!
di mezzo! Ah, eccolo lì! Ehi, fermo, aspetta! Aspetta, voglio parlare con te! Posti! Attento! Attento! Che brutto rumore! Siamo qui, Dump. Ti aiutiamo immediatamente. Ellie, puoi bloccare la strada, per favore? Agli ordini! Roy e Amber, aiutate Dump. D'accordo! Voi due, è tutto sotto controllo ora. Spostatevi in una zona più sicura. Certo, nessun problema! Fermatevi! Che cosa succede? Va tutto bene, ma dovrete fare il giro. Ma che cosa è successo? Si può sapere? È assurdo, non è possibile! Abbiamo chiesto a Scooby una mano. Lui conosce ciascun bambino che vive a Broomtown. È così. Abbiamo dato a Scooby la descrizione che ci hai fornito. Un bambino con capelli neri e occhiali? Oh! È Ryan! Si è appena trasferito a Broomtown lo scorso mese. Frequenta l'asilo! È quello che ci ha detto. Così siamo andati a scuola e abbiamo chiesto il suo indirizzo. Fantastico! Voi due siete grandiosi! Grazie infinite! Allora, che ne dici di chiamare Ryan? Chi è? Ciao, Ryan! Siamo la squadra di soccorso di Broomtown. E io mi chiamo Posty! Wow! La squadra di soccorso è a casa mia. È davvero un piacere conoscervi. Molto piacere, Posty. Benvenuto Ciao. A Broomtown. A dire il vero, speravamo ci aiutassi a risolvere un caso speciale. Quale caso? Beh, sei tu ad aver scritto questa lettera. La mia lettera? Sì, l'ho scritta io. Perché ce l'avete voi? Ryan, il problema è che non posso consegnare una lettera se non c'è l'indirizzo. Un indirizzo? E che cos'è un indirizzo? L'indirizzo è il posto in cui vuoi che venga consegnata la lettera. Altrimenti i tuoi amici non la riceveranno. Davvero? Non lo sapevo. Guarda qui. Metti il tuo nome e il tuo indirizzo in quest'angolo e le informazioni sul tuo amico. E poi va il francobollo. Ho capito. Ma purtroppo non conosco il nome della signorina a cui volevo inviare la lettera. Capisco. Cosa ci puoi dire sulla signorina di cui stai parlando? Vediamo. Era il giorno dopo che mi sono trasferito. Sono uscito per fare un giro in bici, ma si è rotta. Oh, non si aggiusta! Poi è arrivata questa ragazza con un completo arancione. Sembri avere dei problemi con la bici. Lascia che dia un'occhiata. È stata così brava che ha aggiustato la mia bici in poco tempo. Caspita! Fa attenzione ora, va bene? Oh, aspetti! Signorina, se n'è andata così in fretta che non sono neanche riuscito a ringraziarla. Oh, ma io so dove puoi trovarla. Beh, anch'io. Oh? Ma chi è? Wow! Sono tutte indirizzate a me. Certo che sì. Ottimo lavoro, Jean. È grandioso, ma chi è Ryan? Lo scoprirai quando le leggerai. Ma devi sapere che abbiamo fatto peripezie per consegnartele. Sul serio? Non vedo l'ora di aprirle! Grazie, Posty! È tutto parte del mio lavoro! Devo consegnare molte lettere oggi! A presto, Posty! Voi due combina guai! Per colpa vostra dovrò tornare qui a sistemare di nuovo il cemento! Oh, sono così arrabbiato! Mickey! Signor
signor costruttore! Dovevi andare a prendere altro cemento. Che cosa stai facendo? Stavo andando, ma... Signor costruttore! Stavamo giocando e Miki ha iniziato a sgridarci e ci ha fatto paura, tanta paura! Sono così spaventato! Non è vero! Signor costruttore, la prego, mi ascolti! Silenzio! Voi due tornate a casa. Non è sicuro giocare in un cantiere. Sì... Miki, va a prendere altro cemento e torna subito qui. Oh, l'ho trovata. Tirare la betoniera dalla mattina alla sera. Oh, non voglio tornare al cantiere. Mi starà aspettando. Il signor costruttore non mi ha voluto ascoltare. Se non torno... si pentirà di avermi sgridato! Così potrò dargli una gran bella lezione! Oh, mi posso nascondere qui! Ecco fatto! E se faccio così, non mi troveranno mai! Non riuscirà a finire i lavori oggi! Allora? L'incomprensione è stata finalmente risolta? Sembra di sì. Il signor costruttore ha detto che avrebbe parlato con Miki, quindi andrà tutto bene. È triste che il povero Miki sia stato sgridato. Se vedo bene Rodi, dovrò proprio dirgli qualcosa. Va tutto bene. Sono già dispiaciuti per ciò che hanno fatto. Sono felice che il signor costruttore e Miki si siano chiariti. Perché è diventato così buio qui dentro? No! Non c'è una via d'uscita! Ho paura! Si è solidificato! Sono in trappola! Miki! Signor costruttore! Sei? Caspita, è ora che faccio? Deve avermi aspettato tutto questo tempo! Si sarà arrabbiato! Accidenti, ma dove si sarà cacciato? Che cosa gli sarà successo? Signor costruttore! Sono qui! Miki! Che cosa ti è capitato? Dimmelo! Il cemento si è solidificato e ora sono rimasto qui! Questo posto mette i brividi! Cerca di resistere! Vado a chiamare la squadra di soccorso! Squadra di soccorso, qui è Jean! Signor costruttore! Santo cielo! Non si preoccupi, invio subito la squadra di soccorso! Emergenza, emergenza! Miki è rimasto intrappolato in un tunnel vicino al cantiere! Sarà meglio che andiate subito ad aiutarlo! Ricevuto! Piace tanto! Va tutto bene! Sono arrivati! Signor costruttore! Da quella parte! Polly, ti prego, aiutami! Non temere, Miki. Ti tireremo fuori di lì al più presto. Roy, dobbiamo subito rimuovere il cemento. Ricevuto! Miki, stai indietro. È un'operazione pericolosa. D'accordo! Così va bene, Roy. Sì. Adesso dobbiamo togliere da qui questo cemento. Miki! Abbiamo finito. Puoi finalmente uscire. Oh, grazie, Polly.
Lavarsi è troppo stancante. Dovrei dire ai miei amici che non voglio più giocare con la palla. Ehi, ragazzi, io non voglio più giocare! Ehi, finalmente! Ci passi la palla, per piacere? Non ce la faccio più, non voglio più giocare! Cap! Oh, non ci posso credere, c'è ancora fango! Benvenuti all'autolavaggio di Broomtown. Rimanga tra le linee gialle. Ma dove se ne sarà andato stavolta? Non tornerà più. Perché non smettiamo? Sì, sai, credo dovremmo fermarci all'autolavaggio tornando. Certo! Oh, con tutti questi lavaggi mi sono stancato. Questa volta mi accerterò di essere pulito e lucente. È uscito dal percorso. È pregato di non muoversi. No, mi serve più sapone. Un altro po'. Non succede niente se lo faccio. È pregato di non muoversi. È pregato di non muoversi. Potrebbe danneggiare il meccanismo. Oh, ma che cos'è? Per via di un danno si sta per attivare il sistema di sicurezza. Mi il sistema sta per sapone. Spegnere il macchinario. Siete pregati di uscire dall'autolavaggio. Cosa succede? Il macchinario sta per spegnersi. Oh! Oh no! Sono incastrato! No! Vi prego, aiuto! La porta d'uscita si sta chiudendo. Qualcuno mi tiri fuori di qui! Che Cap è chiuso nell'autolavaggio. Squadra di soccorso, vi prego, accorrete. D'accordo, Jim. Uscirai presto! La squadra di soccorso sta arrivando! Eccoli che arrivano! Ehi, ragazzi! Poli, Cap è incastrato tra le spazzole del lavaggio! Cap, ti tireremo fuori di lì. Arriviamo subito da te. Vi prego, fate presto! Poli, l'uscita del lavaggio è bloccata. Che cosa? Anche la finestra lo è. Non riesco ad aprire neanche questa. Si è attivato il sistema di sicurezza. Ellie, credi di poter riuscire a disattivarlo? Ci provo. Apro l'uscita. Poli, il tentativo non è riuscito. Poli! Cerca di stare calmo. Roy, credo che non abbiamo altra scelta se non forzare l'uscita. D'accordo, ora vado. È aperta, venite! Andiamo, Amber. Cap! Stai bene? Poli! Amber, puoi disattivare il sistema? Agli ordini! Avanti e indietro. Volevo solo essere pulito. Ti piace la pulizia, non è così? Va bene lavarsi. Odio essere infangato. Mi fa impazzire. Ma Cap, se giochi è naturale che la carrozzeria si sporchi tutta. Sì, come noi. Ma quello non è il signor Wooper. Credo proprio che andrò a divertirmi un po' con lui.
Che cosa ho che non funziona? C'è qualcosa che non va quando cerco di sterzare. Qualcosa non quadra, ma... Signor Wooper! Aiuto! Eh? Aiuto! Non riesco a fermarmi! Aiuto! Rodi! Sto arrivando! Ma che cos'ha che non va? Signor Wooper! Signor Wooper, si tolga da lì! Si sbrighi, la cisterna sta per cadere! Cadere? Non ci riesco! Le ruote non si muovono! Rodi, per favore, chiama la squadra di soccorso e fai in fretta! La squadra di soccorso? D'accordo. Rodi, corri! Certo! Eccolo lì! Oh no! Mi devo ricaricare! Avevo dimenticato di avere la batteria scarica! Qualcuno mi aiuti! Vi prego! Emergenza! Emergenza! Il signor Wooper ha avuto un incidente sulla 16ª strada! Dirigetevi subito sul luogo dell'incidente! Agli ordini, Jin! Da quella parte! Aiuto! Aiuto! Ellie, sbrigati, fa presto, metti in sicurezza la cisterna. Ricevuto! Andiamo laggiù a salvare il signor Wooper. Andiamo! Siamo qui! Roy, per qualche ragione le mie ruote non funzionano. Sta tranquillo, ti aiutiamo noi adesso. Pronti? Sono pronta! Anche io! Forza, al mio tre! Uno, due, tre! Dalli, fa presto! Ci penso io! Bene, coraggio! Proviamo ancora una volta. Sono pronto! Che cosa? Quando mi hai chiesto aiuto, stavi dicendo una bugia? Sì. Oh, che sollievo! Quando ti ho visto passare in quel modo, ho creduto davvero che fossi in pericolo. Mi dispiace tanto. Non volevo che succedesse tutto questo. Non avrei mai voluto metterla in difficoltà. Rodi, è stata dura, ma credo che tu abbia imparato la lezione. Se continui a raccontare bugie, un giorno nessuno ti crederà più, anche le volte in cui dirai la verità.
Non mi piace prestare le mie cose agli altri. Il signor Wheeler è stato così crudele con me. Io gli ho chiesto solamente se mi poteva prestare il martello. Che cattivo. Chiedergli in prestito qualcosa sembra la cosa peggiore al mondo. E questo non è niente. Non mi ha lasciato neanche prendere una vecchia gomma che avrebbe buttato. Non ci ha lasciato finire il nostro lavoro. È così egoista. E cattivo. Sì, hai ragione. Cosa avete detto? Signor Wheeler. Si può sapere perché mi state insultando in questo modo? Che c'è di male se non voglio prestare agli altri le mie cose? Credo che il signor Wheeler si sia arrabbiato. Andiamo via! Che cos'è? Oh no, è una tegola del tetto! A quanto pare lo dovrò sistemare. Oh, caspiterina, dovrò prendere in prestito una scala per salire sul tetto. Dove potrei prenderla? Lo userò oggi, domani e così via. Lo userò per tutta la vita, capito? Che c'è di male se non voglio prestare agli altri le mie cose? Oh, cielo, magari non mi sarei dovuto arrabbiare così tanto. Adesso ci penso io. Ah, eccola lì. Quassù è più alto di quanto pensassi. Fa attenzione, Wheeler. Il mio martello! Oh, e questo da dove viene? Oh, è del signor Wheeler. Com'è arrivato qui? Aiutatemi! Signor Wheeler! Non riesco a muovermi! Cleany, aiutami, sto per cadere nel comignolo! Che cosa posso fare? Tenga duro, chiamo subito la squadra di soccorso! Sto incastrato! Non deve temere! La tireremo fuori di lì! Ellie, preparati a tirare fuori dal comignolo il signor Wheeler! Ricevuto! Roy, tu prendi la scala di soccorso e Amber, tu prepara l'airbag! Ricevuto! Ricevuto. Attento. Grazie. Nessun problema. Roy, apri la piattaforma. Noi siamo pronti. D'accordo. Ora deve camminare lentamente verso la piattaforma. D'accordo. È peggio se guarda in basso. Guardi sempre dritto. Se lo dici tu. Ben fatto! Siamo pronti, Roy! D'accordo! Inizio a far scendere la scala! Non ci vorrà ancora molto! Ci siamo quasi! Sono felice che stia bene, signor Wheeler! Anch'io! Mi scusi, perché si è arrampicato nel comignolo, tanto per cominciare? Ecco... Dovevo salire sul tetto per ripararlo, ma non avevo una scala e non potevo prenderla in prestito da nessuno. Che potevo fare? Signor Wheeler!
E voi tre che ci fate qui? Abbiamo saputo che ha avuto un incidente ed eravamo preoccupati per lei. Speriamo che non si sia ferito. Grazie al cielo, sto bene. Grazie, siete tutti così gentili. Sono stato davvero molto egoista e cattivo. Mi dispiace molto per come mi sono comportato. Non si preoccupi, siamo felici di vedere che è sano e salvo.